Sotto le stelle, mentre Reg Circus qui continua ad esibire tantissimi artisti, ma soprattutto una crisalide che è salita fino in alto. Riccardo, questa volta 6 metri, avete fatto una cosa meravigliosa. È la prima sera, quindi cerchiamo di soddisfare un po' tutti i pubblici, quindi già so che hai intervistato personaggi di spicco del panorama cinematografico, altri artisti. Questa sera siamo 150, poi continuiamo per le altre sere per arrivare agli 800 artisti complessivi, e ci fa piacere perché si respira una bellissima aria, un'emozione importante che fa bene a Cantalupo, fa bene a noi, ma fa bene proprio all'aria che si respira in generale. Questo è bello per questo. È bellissimo, prima ti abbiamo ripreso mentre presentavi l'inizio della serata, già abbiamo messo il video su internet, abbiamo visto tantissime visualizzazioni, la gente vi adora, bellissimo. Quest'anno avevamo l'onore di avere una compagnia di danza da New York addirittura che ci ha contattato e che ci ha detto esistete, quindi anche dall'altra parte del mondo sappiamo che esistete. Che emozione, grazie. Queste sono soddisfazioni, Cantalupo vive davvero di grandi emozioni grazie a voi. Speriamo di aver soddisfatto un po' il pubblico, speriamo di continuare, oggi è la prima sera. È una grossa fatica, ma devo ringraziare tutti i ragazzi che ci aiutano, voi e tutti quelli che nel loro piccolo spazio contribuiscono a questa manifestazione che per noi è vita, è tantissimo. Io ho impegnata tutta la famiglia all'interno di questo evento e sapere che dalla mia madre, a mie sorelle, a mio padre, alla mia compagna e tutti quanti dedichiamo tanto del nostro anno a questa manifestazione, è un'emozione unica. Bello, bello davvero perché è una grande famiglia. Noi quest'anno abbiamo rinunciato ad andare al Festival di Venezia per venire da voi, perché ci veniamo tutti gli anni e non potevamo dire di no, era in concomitanza, però abbiamo preferito Cantalupo qui con voi ad Arterie. Sì, guarda, l'emozione è tanta. Io Manuela ti ringrazio nuovamente perché già The News e Anime di Carta per noi sono due partner fondamentali per questo evento e speriamo che l'anno prossimo ci possiamo mettere d'accordo col Festival di Venezia e cerchiamo di non essere in concomitanza. Insieme lì poi ritorniamo qua. Speriamo. Va bene, noi ti ringraziamo e continuiamo ad ascoltare tutta questa bella musica. Grazie tantissimo. Ciao.